Per quanto riguarda gli italiani, il numero attuale degli italiani, ieri erano, l'ultimo numero diceva 276, siamo a 239 italiani in Ucraina. Una settimana fa erano 400 e ovviamente noi continuiamo a sentire tutti i casi che ci contattano l'unità di crisi per andare via dall'Ucraina. È chiaro ed evidente che dove non ci sono le condizioni di sicurezza per le evacuazioni, noi consigliamo di restare al sicuro e aspettare appunto quelle azioni che fanno sul campo le agenzie umanitarie di cessate il fuoco, tregua, corridoi di evacuazione per portarli via. Il meccanismo un po' alla volta sta funzionando e porteremo via un po' alla volta tutti quelli che ci stanno contattando, in particolare immaginerete che le aree più critiche sono Mariupol, Kherson, Kiev, soprattutto la parte nord che è sotto assedio. Continueremo a lavorare su questo, voglio ringraziare non solo l'unità di crisi ma sia l'ambasciatore Zazo che l'ambasciatore Starace con il quale triangoliamo le operazioni di evacuazione.